Da anni ormai si verificano incendi in depositi di stoccaggio o impianti di trattamento di rifiuti che quando bruciano diffondono nell'aria sostanze tossiche di ogni genere. I dati forniti da Laura Lega, capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, alla Commissione parlamentare Ecomafie segnalano una flessione del numero di incendi se si raffrontano i primi mesi del 2020 con lo stesso periodo del 2021, ma dal 2018 ad oggi il bilancio è comunque pesantissimo, al nord come al centro e al sud. E se si segnalano diminuzioni in alcune regioni, in altre i dati sono in crescita. Questi dati ci segnalano in particolare, distinti per regione, la prevalenza di eventi in Lombardia, circa 650, in Campania, 509, in Puglia, 233, poi in Piemonte 226, Lazio 204, Sicilia 196 e Calabria 176. L'evoluzione del fenomeno negli anni evidenzia con chiarezza un trend in diminuzione nelle due regioni, Lombardia e Campania, più interessate in termini complessivi da questi fenomeni. Il numero di incendi è invece in crescita in altre regioni come in Puglia, in Calabria e in Veneto. Il dato poi non è costante con incrementi e decrementi che si succedono nel Lazio, nella Sicilia e in Emilia-Romagna. I controlli indicano che molti degli stabilimenti e dei depositi non sono in regola. Gravissime le violazioni, come ha segnalato Valeria Frittelloni, direttore del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare dell'ISPRA, ascoltata in Commissione Parlamentare Ecomafie. Da questi controlli è emerso che meno della metà degli impianti operano, diciamo, in maniera conforme alla normativa. Negli altri casi abbiamo rilevato non conformità o di tipo amministrativo o addirittura di tipo penale. Le non conformità di tipo amministrativo chiaramente hanno riguardato soprattutto la tenuta non conforme dei registri di carico e scarico, mentre per quanto riguarda le non conformità di tipo penale, la situazione peggiore è stata rilevata proprio sugli impianti che effettuano attività di stoccaggio e ha interessato proprio la non corretta tenuta delle aree di stoccaggio. E si deve tener conto che 350 controlli, come ha sottolineato Valeria Frittelloni rispondendo al presidente della Commissione Ecomafie Vignaroli, sono una goccia nel mare, perché sul territorio italiano ci sono migliaia di impianti.